Buonasera, finalmente è arrivata questa piccola telecamera che diciamo che è molto piccola, molto piccola. Oggi abbiamo assistente alla regia. Buonasera, Buonasera. buonasera. E allora, è arrivata ora questa bella videocamera, un bell'acquisto che ho fatto, molto. Quanto è costato? Ma ho pagata cara. Tipo? Ma è quasi 4 euro. Ah. Però dico va, per quello che deve fare. Che funzioni ha? Allora, che funzioni c'ha? È in HD. Poi abbiamo. Però non c'è scritto più niente. Non lo so perché. Quindi Comunque è in realtà non è norma. HD. È HD. Allora, la vediamo. Intanto vediamo come funziona. Per regolare il contrasto, perché si scarica un'app. Niente, e funziona sia con iOS. Che funziona anche con Android. Vediamo che cosa è arrivato. Io l'ho comprata, la vendono anche su Amazon, secondo me, e la vendono ordinabile su AliExpress. Vediamo che cosa è arrivato. Oh, io già comunque l'avevo visto che cosa era, quindi dico va. Allora, bisogna scaricare quest'app che si chiama YSX Lite. Abbiamo le istruzioni sia in inglese e in italiano, in cinese solo, Ah. quindi già sono in cinese, quindi non, io già non capisco bene neanche quando scrivono loro in italiano, non è che io non capisco l'italiano, è loro che non li capisco quello che scrivono, perché lo scrivono diciamo in italiano un pochettino maccheronico, quindi tu devi saperlo interpretare. Allora, quindi bisogna scaricare quest'app che si chiama YSX Lite dal Play Store o dall'Apple Store e praticamente voi avete tre modalità di connessione. Quindi la prima connessione è direttamente con il Bluetooth, la seconda connessione è con la linea di Wi-Fi e la terza connessione è con la linea hotspot del cellulare. Quindi avete queste tre modalità. Io già l'ho provata, quindi siccome io sto registrando per ora col cellulare non vi posso fare vedere, dico ma è molto semplice, poi qua nelle istruzioni è scritto, quindi basta scaricare quest'app e direttamente, io vi consiglio di collegare il Bluetooth, tanto alla fine non vi durerà più di 10 minuti la batteria, quindi dovete collegarla con questo lunghissimo cavo che vi danno in dotazione, che è altissimo questo, lunghissimo volevo dire. Poi avete questo bel adesivo che potete direttamente fissare la camera così, ma come si mette? Ma funziona. Poi ci sono due tasti, tasto mode e tasto on off. Quindi noi accendiamo, teniamo premuto il tasto mode e lui va in modalità di accoppiamento, pairing. Quindi riusciremo a collegare direttamente la microcamera alla fotocamera, microcamera, quella che è direttamente all'applicazione. Ok, quindi vediamo come si accende. Come si accende? È acceso. Ma la durata di batteria quanto dura? L'ho detto prima, 7 minuti La durata di circa, carica, 10. Sì, 7-10 minuti. quindi bisogna collegarla tramite questo, mi stavo impappinando, tramite questo Cavo. carica batterie che si mette qua e poi direttamente non lo metto perché tanto è già carica, quindi non ha senso. Quindi si può pure orientare. Abbiamo altre domande? La consigli? Può essere No, utile non la consiglio, quella. Ah, non è una non la recensione consiglio. positiva. Allora questa recensione è finita male. No, però Però funziona, per funziona. funzionare funziona. Si vede male, diciamo come una videocassetta VHS anni 80, quindi materialmente non me la sento di riscaricare l'app. Cioè, diciamo così per piacere, va, per metterla in una stanza, diciamo dobbiamo essere molto vicini, quindi possiamo usare questa videocamera. Però per funzionare funziona. Quindi per il prezzo pagato siamo circa 4 euro. Quindi diciamo che a zoom, va, si vede molto sgranata. Abbiamo finito le Sì. domande, nient'altro da aggiungere, Non vero? direi, visto che non è una recensione positiva. Vabbè, per me, diciamo, la mia valutazione, le recensioni sono positive e negative, quindi per me questo articolo è bocciato. Un flop. Sì, cioè non lo consiglierei, no.
Quindi vediamo se si spegne. Si è spento, dai. Quindi la riponiamo direttamente sul suo... Direttamente nella spazzatura. Sì. Vabbè, dai, per quello che è, dico, va, può andare. Ecco, è un usa e getta, ecco, però va in situazioni di pericolo. Magari se ci deve salvare la casa, il magazzino, che ne so, l'ufficio, per sorvegliare i bambini. Quindi dico, questa chiaramente non compratela, bocciato, ok. Io vi saluto e vi mando alla prossima recensione, sperando che sia... Vediamo al prossimo video. Speriamo che sia meglio. Vi auguro a tutti una buona serata e al prossimo video di Fast Video.